Facciamo un passo indietro, andiamo a Varese, a Villa Recalcati, sede della provincia, per un'intervista al presidente Maroni in occasione del Festival degli Insubri. Cosa ne pensa dell'autodeterminazione dei popoli? È un principio fondamentale a cui tutti noi crediamo e che poi si realizza attraverso varie modalità, referendum o altro. Ci saranno iniziative anche in Lombardia per questo? Sì, possibile. Assolutamente sì. Comunque questa è l'occasione anche per ribadire la posizione della Lega nei confronti dell'Europa e anche come vorrebbe che fosse organizzata l'Europa, per esempio la lezione diretta del Presidente, non l'ha detto più volte. Sì, l'avevo scritto nel mio libro, questa è l'immagine che abbiamo noi, è la visione che abbiamo noi dell'Europa delle regioni, un Presidente europeo come Presidente degli Stati Uniti eletto direttamente che fa davvero il Premier europeo. Cosa che oggi non è, perché Barroso viene nominato dai capi dei governi, non è eletto da nessuno, men che meno dal Parlamento europeo o dal popolo, e però ha il potere di fare le leggi. E ha il potere di fare le leggi europee, le direttive europee, i regolamenti che modificano, che prevalgono sulla legge nazionale fatta dai parlamenti nazionali. È un sistema istituzionale, quello europeo, piuttosto stravagante, che poco ha a che fare con la democrazia rappresentativa. Noi diciamo un capo del governo europeo eletto direttamente attraverso le elezioni europee e un Parlamento europeo che fa le leggi con un Senato federale, un Senato delle regioni. Questo è il nostro modello, che è più democratico, più federalista e quindi più efficiente. C'è molta attesa per il Consiglio europeo di giugno, al centro all'occupazione il Premier Letta ha detto che è un vero incubo, cosa ci si può attendere da questo Consiglio europeo secondo lei? Ma secondo me ben poco, perché le politiche fiscali sono di competenza degli Stati nazionali e la politica fiscale deve essere decisa dal governo nazionale. Noi anticipo che domani i governatori delle regioni del nord nell'incontro con il Presidente del Consiglio presenteranno una richiesta di un tavolo specifico, di un tavolo di confronto specifico per rivedere la fiscalità regionale, con l'obiettivo che rimanga alle regioni almeno il 75% delle tasse pagate nelle regioni. Da domani si apre questo confronto perché questo è l'unico modo per creare lavoro. Noi regioni possiamo fare molto, sì, però dobbiamo avere le risorse per farlo. E visto che i soldi ce li abbiamo, vogliamo tenerceli. Questo è l'unico modo. Le grandi strategie europee, mondiali, universali, riempiono i convegni, riempiono volumi di statistiche, però poi creano poco concretamente. Bisogna lasciare ai territori la capacità di muoversi. È per questo che per noi le regioni svolgono in Europa un ruolo fondamentale. Lei ha detto che ci sarà l'anno prossimo probabilmente un election day anche con le politiche, perché questo governo lo ritiene debole. Ma perché secondo me? Cosa farà scattare? Cioè, qual è la garanzia che ci sarà? La mancata realizzazione delle promesse fatte, degli impegni presi. Cancelliamo l'IMU, non sarà fatto. Restituiamo l'IMU, come ha detto Lusconi, men che meno. Creiamo posti di lavoro. L'unica cosa fatta finora è il trasferimento al sud di 2 miliardi di euro per ripianare i debiti della sanità, che è una vera vergogna, una vera porcata. Noi che siamo virtuosi, noi in Lombardia, che teniamo i conti in ordine, che teniamo la spesa pubblica sotto controllo, siamo penalizzati. Chi spende e spande riceve centinaia di milioni, miliardi per... Io ho ricevuto in questi giorni messaggi da numerosi direttori di ASL e di ospedali che mi chiedono: ma Presidente, perché noi dobbiamo tagliare i costi quando poi i benefici vanno al sud? Sforiamo anche noi. E francamente non so dargli torto.
Quindi questo governo le uniche cose che ha fatto finora è continuare nelle politiche di vantaggio nei confronti del sud e delle regioni del sud. Non può durare, e se io non ho dubbi su questo. Si voterà il 25 maggio dell'anno prossimo, europee, amministrative e politiche. La Lega sarà ancora alleata del PDL? E vedremo, per adesso sì, siamo alleati qui in regione, a Roma noi, mentre il PDL è organico alla maggioranza, noi ci siamo astenuti perché non abbiamo condiviso se non il percorso di riforme, la convenzione su cui il Presidente del Consiglio si è impegnato dicendo che o si fa e dentro 18 mesi porta risultati o il governo va a casa. Finora non si è visto niente, quindi anche questo è un altro punto a sfavore della durata del governo. Ma in ogni caso scommetto un euro e non di più, perché sono contro le scommesse. Che l'anno prossimo si vota e si vota anche per le politiche. Questo governo non dura.